tutte meritate. Ci tocchiamo, toccare, siamo vaccinati, grazie, tamponati. Ciao, Joe, grazie. Buongiorno. Per essere con noi, accomodati. Buongiorno maestro, buongiorno Gigi, ciao. Mi fa un po' ciao. Caldo in questo studio perché io e Gigi non sopportiamo l'aria condizionata, scusaci. Sarà che sono appena arrivato ma sto bene, adesso se comincio a sudare poi l'equilibrio ve lo dirò. Un po' accendere l'aria condizionata e un po' spegnere per po' creare un equilibrio. Esatto. Joe, come stai innanzitutto? Bene, bene, molto bene, in ripresa. Ti trovo in grande forma. Grazie, grazie mille. Abbronzato perché vivo sul mare, quindi insomma... Ah, che bello. Sì, sto a Pescara, quindi ah, insomma... Ah, sei a Pescara. Sì, sì. Anche non volendo, sai, proprio scendo di casa e ce l'ho lì e quindi... Che bello. Quelle due orette al giorno. Te la godi. Sì, hai scelto di vivere in un posto che può essere anche una fonte di ispirazione per te. Beh sì, dove c'è il mare, insomma, me lo insegnate voi poi, tu il maestro me lo insegnate, che dove c'è il mare c'è veramente ispirazione, eh sì. Questa mancanza di confine, no? Non vedi... L'infinito, assolutamente. Partiamo dall'inizio, Joe, dai sogni del piccolo Giovanni che da grande voleva fare il calciatore, ma poi il destino invece è spesso per noi altri disegni. Che cosa è successo? È successo che io giocavo a pallone praticamente dalla mattina alla sera, cioè avevo il pallone ovunque, come credo gran parte dei bambini italiani. Ma no? Ti piaceva qualcuno... proprio? Eri proprio scugnizzo per strada, sì, col sì, pallone? Sì, sì, per strada, perché allora si giocava ancora per strada, adesso certo. I bambini si vedono un po' meno per strada, insomma. Sì. Ed è stato proprio per una partita di pallone che, ecco, eccolo qua, il colpevole, diciamo, perché mio padre voleva invece che suonassi uno strumento, cioè gli faceva piacere questa passione per, sì. Per il pallone, per il calcio. Però ti spingeva verso mi la spingeva musica. Mi spingeva più che altro per allontanarmi un po' dai pericoli, diciamo, della certo. Strada. Allora suono uno strumento. Io un giorno stavo giocando proprio sotto casa, era fatta praticamente sera, era ora di cena, mi chiamò, mi disse vieni su che è ora di cena, vieni su, io andai su, gli disse papà ti prego. Se mi fai stare ancora 5 minuti giù con gli amici, ti prometto che domani vado ad iscrivermi a scuola di musica. Io avevo 8 anni e ovviamente pensai che mio padre poi si sarebbe dimenticato il giorno dopo, figurati se ci pensa. E invece lui il giorno dopo mi disse adesso mantieni la promessa, vieni con me, mi iscrissi a scuola di musica, scelsi, poi mi disse scegli tu lo strumento, io scelsi il pianoforte perché e grazie mi piaceva. A lui che abbiamo... E devo ringraziarlo. Possiamo, come dire, godere della musica e dell'arte di Joe Di Tonno. Grazie. Grazie a tuo papà. Quindi. Sì, sì, davvero. Poi lui mi ha sempre incentivato. Quindi la famiglia, insomma, vedi, sempre importante. Assolutamente. Mi torna hanno assecondato. Torna e ritorna nel nostro programma, ma insomma ricordiamolo sempre che il nostro porto sicuro è la famiglia che ti spinge, che ti asseconda, che capisce anche il talento, no? In qualche modo. Devo dire che io sono stato fortunato, privilegiato in questo senso, una famiglia sempre presente, grande dialogo e soprattutto hanno capito che quella era la mia passione e io infatti non ho fatto altro nella vita, da quando avevo proprio 8 anni ho capito che, poi io credo che poi siano le passioni a scegliere noi, esatto, non, sono, è vero. Non è il contrario e quindi quando ho sentito questa, ho visto la luce, questa, esatto, questo, quello andato, che si chiama sacro fuoco, insomma eccetera, sono andato. Poi non mi sono più senti, fermato. Ma questo palco pazzesco che è Sanremo anche nella tua vita ha segnato molto, vediamolo insieme. La voce degli ubriachi è come l'acqua di un grande deserto, è il coro di pezzi di vetro, è come nuvole in un cielo aperto, è la voce di uomini senza gloria, senza fortuna, ma chissà quanta storia. No, questo è un colpo basso. No, 1993. 93, quasi 30 anni fa. Ma, che effetto ti fa rivederti? Ti ho visto credo abbastanza che, emozionato. Sì, emozionato, non me l'aspettavo. Poi tutti siamo stati un po' bruttini in passato. No, a parte te, dico. Dici? A parte te. No, no, non è vero. No, lo guardo con affetto perché ero proprio un ragazzino alle primarie, anche se sembro più vecchio di adesso. Ti faceva paura? Beh sì, perché qualche mese prima stavo facendo serate nei locali, eccetera, poi proiettato in questo palco. Poi allora Sanremo era Sanremo nel senso che non c'erano i talent e quindi era proprio l'obiettivo principale. Era adesso l'unico. Magari era l'unico, adesso i ragazzi magari puntano anche più a X Factor, The Voice, eccetera. Lì c'era Sanremo e quando arrivi a Sanremo... E Sanremo comunque ancora oggi sì, rimane e c'è il fascino, palco sì, assoluto. Assolutamente. Senti, poi nel 98... A settembre appunto del 98 debutta per la prima volta a Parigi Notre Dame de Paris, uno sì. Dei musical più celebrati nella storia appunto dello spettacolo con le musiche meravigliose di Riccardo Cocciante. Sì.
Ecco, un titolo proprio legato al tuo destino. Che incontro è stato con Riccardo? Beh, è stato un incontro che mi ha cambiato la vita, ovviamente, perché io sono andato a fare... Io racconto sempre questa cosa, che intanto andai a fare il provino già gobbo, perché lui cercava un gobbo, io andai proprio, sì, andai già gobbo. Tant'è vero che alla fine del provino, che lui mi disse che aveva avuto una grande emozione, anzi mi disse, mi hai dato una grande emozione. Tu lo imiti benissimo. Ma sai cantare anche eretto? Mi dice, perché io rimasi così ad aspettare il verdetto, diciamo, e gli dissi sì, sì, maestro, gli dissi Riccardo, so cantare anche eretto, però scherzi a parte, poi è nata una grande amicizia, è nato, ecco, a proposito di sogno, di quello che diceva Patrizio Oliva prima, lì è davvero nato un sogno per noi che abbiamo interpretato questo spettacolo, per il pubblico che ne ha goduto e ancora oggi, dopo tanti anni, siamo in scena, abbiamo fatto con altre cose. Con grande successo, perché il pubblico vuole vederlo, rivederlo. Sì. Un successo immutato. Poi mi porto dietro questa etichetta del gobbo, che sarà ormai eterna. Ma sai che scherzando dico che io sto a Quasimodo come Sean Connery a James Bond o Paolo Villaggio a Fantozzi, che hanno fatto tante cose, ma un po' erano... identificati con quei personaggi. Sei veramente pazzesco, guarda, grazie. Ti ho visto in scena e proprio ero così. Grazie. Vediamo insieme un pezzo di questo video, Notre Dame de Paris. Questa casa sarà bello il tempo che fa, fuori tremo e qui no, fuori brucia qui no, tu verrai quando vuoi, tutto il tempo che vuoi, questa casa se vuoi, è anche casa tua, è anche casa mia. Che bravo, mamma mia. La fortuna di interpretare delle canzoni meravigliose. Meravigliose, ma con una voce meravigliosa. Grazie. Perché mica facile cantare quelle canzoni, Gio. Diciamo così, poi... Anche col movimento del corpo. Col movimento del corpo, può rallentare, sì, può creare qualche difficoltà. Sì, diciamo, certo, sì, devi saper usare bene il diaframma perché sei un po' schiacciato, quindi insomma... Vabbè, ma insomma, però i problemi mi sembra che qui non ci siano proprio. Mi chiedono sempre... Il diaframma va da solo. No, mi chiedono cosa ti ha lasciato questo spettacolo dopo tanti anni, io rispondo un po' di scogliosi. Perché, Senti, non è stato facile entrare in questo personaggio così complesso come Quasimodo? No, perché dovevo farlo con grande tatto, perché interpreto una persona ai margini proprio della società, per questa sua condizione di disabilità, se vogliamo, insomma. E quindi ho pensato alle persone che questa condizione la vivono quotidianamente. E quella è stata una chiave che poi nel tempo mi ha aiutato, perché non è mai mancato, sai, con la routine del tour rischi un po' di lasciarti andare. Certo. Dire. Invece il rispetto per le persone che questa situazione appunto la vivono mi ha portato a cercare sempre una nuova energia. E il calcio solo un ricordo ormai. Diciamo che ho trasmesso la passione a mio figlio, gioco con mio figlio, adesso i piedi non sono un granché, però la passione... Senti, è rimasto, 23 è rimasto. Anni dalla prima messa in scena, 4.300 repliche tradotte in 9 lingue, sì, sì. Quasi tutte, quasi. 13 milioni di spettatori in tutto il mondo. Qual è il successo secondo te intramontabile di questo spettacolo? Un'alchimia, una magia che si è creata, la fusione di questi ingredienti che funzionano a meraviglia tra le musiche, le scenografie, sì, una bellissima messa in scena. Sì, anche se vogliamo anche nella semplicità, perché poi... David Zard, ricordiamo, che David Zard ha messo su questo spettacolo, che è un grandissimo produttore. Ce lo siamo chiesti tante volte ancora oggi, è una cosa che ha del miracoloso. E non vorrei fare quello che cita così a caso, però adesso c'è Charlie che Chaplin, continua, no? Che continua questo, sì, bel lavoro. Il grande Clemente, che sta facendo un lavoro magnificamente. Incredibile. Magnificamente. No, dicevo che Charlie Chaplin dice che davanti a certe cose puoi rimanere solo senza parole, indicare col dito come fanno i bimbi. Sì, è proprio così. È quello che succede con Notre Dame, perché rimani senza... Senti, a proposito di trasformazioni, visto che tu passi da una cosa all'altra, io vorrei vedere un pezzo di Tale e Quale che veramente è un punto di riferimento, sì, per gli attori, per i musicisti, per i cantanti. L'unico vero varietà, Carlo, sì. Conti, ci vuoi e ci chiami lì, vediamo Gio di Tonno. Non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere.
me quel sogno che sognavamo insieme fa piangere. Eppure io non credo che questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrai riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi sa, mi manchi sa. Mamma mia, vabbè, identico! Vabbè, ma qui giocavo in casa. E vorrei... Io dico sempre, mi manchi sai, mi manchi. Perché è un po' francese, Riccardo. Ma hai visto Loretta Goggi e Cristiano come sì, erano, sì, sì, rapiti. Erano rapiti? Rapiti. Poi ci accomuna tale quale, insomma. Sì. Abbiamo fatto qualche puntata insieme. Sì. Era davvero divertentissimo. Tu sei un po' cantante e un po' attore, in un certo, un cantatore. Io dico sempre che sono un cantante prestato alla recitazione, perché rispetto cantatore molto gli attori e quindi, insomma... Però sì, certo, poi... grazie all'utilizzo della voce cantata riesco a essere credibile anche come attore. Senti, sì. Poi ritorna a Sanremo nel 2008 con la canzone di Gianna, sì, Nannini accanto a Lola Pons. Sì. Una coppia pazzesca, possiamo vederli insieme, che bello. Lola Pons. L'ha intervistata Gigi, certo. Sì. Perduta mente mia, così impaziente. Che Dio mi fulmini, la morte fuori avrò. Bella, 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 cerco scampo anch'io. Oh, bello, 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 nell'abbraccio mio. Mamma, che belli! Anche belli, bravi! Giovani! Pieni di grinta, di passione! Sì, io ho detto, Lola, facciamo quello che ci riesce meglio, che è cantare insieme, insomma. Quindi senza... eravamo già abituati a tanti teatri, non abbiamo pensato alle lucine della telecamera, che sono, certo, quelle che... Che a volte ti ingannano un po'. Ti ingannano, ho detto, cantiamo. E infatti eravate proprio liberi e felici, appassionati. Senti, ma veniamo al presente. Tu adesso stai portando in giro questo progetto musicale, musical, no? Sì, music hall, nel music senso hall. Che in questo periodo, lungo periodo difficile, insomma, per tutti gli artisti, non solo, insomma, però noi dello spettacolo non abbiamo risentito molto. Tanto. Cosa succedeva? Che ci sentivamo al telefono con i colleghi, no? E quindi era, ci leccavamo, sì, le ferite insieme, dicevamo ma prima o poi ripartiremo, prima o poi ripartiremo. Allora con due grandi colleghi e amici fraterni, che sono Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, ci siamo detti perché non facciamo un concerto, spettacolo, dove ci raccontiamo un po', facciamo un omaggio a quello che è un po' il nostro mondo del musical, del teatro. Poi abbiamo allargato gli orizzonti al cinema che e poi bello. Siamo arrivati alla musica italiana. Un grande contenitore di musica, avevamo voglia proprio di proporla, di rivivere le emozioni del palco. Pensa che bello per le persone che vi amano, vi seguono da anni, che vanno visto e rivisto, eh sì, sempre lì, nei vostri spettacoli, di vedervi tutti e tre insieme e cantare. Sì. Maestro, questo suono meraviglioso, sto parlando con Giuseppe, ma c'è una dedica, ma come, da dove arriva questa dedica per Giuseppe? Vediamo, Giorno? Addirittura. È in carne e ossa, mi no, sento un po'... Eccoli! No. Accomodatevi Vittorio, Matteucci e Graziano Galatone. Brava! Perché molti piace. Dicono Galatone. Ormai no, Galatone. No, no, napoletani, Galatone. Galatone, Sardegna. Ma che bella sorpresa! Possiamo dire che noi ormai viviamo insieme praticamente. Siete proprio... Da vent'anni. Siete mica un trio... Di fatto. Un trio di fatto. Madonna, grazie, che bella sorpresa. Sì, anche a noi fa piacere di essere qui. Certamente. Finalmente una bravissima conduttrice e una cantante eccezionale. Mi piacerebbe cantare con voi tre. Cioè, diciamo che ci diamo un appuntamento. Noi ti invitiamo perché... Prima o poi...
dobbiamo provare un po' insieme, perché qui non è che abbiamo tantissimo tempo per provare. Una provetta. Sì, ma una provetta. Ma 5 minuti di prova, Ma no? basta poco. Giusto per mettere insieme 4 persone, però sarebbe veramente un grande onore per me cantare. No, per noi sarebbe. Noi, guarda, di sicuro. Siamo spettacolari. Cioè, avete delle voci meravigliose, ma... Oddio, complimenti. 20 anni di amicizia e di successo con Notre grande Dame e anche altri. Abbiamo fatto I Promessi Sposi insieme, abbiamo fatto un sacco di cose. E io e Graziano... Ci siamo un po' scambiati, anche con Vittorio abbiamo fatto... Romeo e Giulietto. Il papà di Giulietto. Certo, poi Tosca, Amore Disperato. Tosca. Sono venuta a vederli insieme a Vincenzo Incenzo, che ha scritto Giulietta, Romeo e Giulietta, la trasposizione. Sì, sì, adesso cantiamo. Ora cantano. Sì, no, anche perché sentire. Quello facciamo. Se proprio insistete, noi cantiamo. Casualmente un microfono. Dai, a casa stanno dicendo, quando ci fa sentire? Esatto. Prego. Vai. Dedicata a te, allora, grazie. Serena. Bella, a te. Bella. Cantiamo io Bella. Io me la godo da qui. Un accenno di Bella. Sì, 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 un accenno. La parola Bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi, lei. È un volo che afferrerei e stringerei, assale sull'inferno a stringere me. C'è in me il dolore di un amore che fa male, e non mi importa se divento un criminale. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi tramutarsi in sale? Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Sto sotto la sua donna la città, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda, di Esmeralda. Bravi! Grazie, 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 ragazzi, grazie. Questo è un grande regalo, grazie. Veramente, per Rai Uno, vi ringraziamo grazie. Immensamente, per tutti voi di Dedicate o che ci state vedendo da casa, grazie a Vittorio Matteucci, a Graziano Galatone, grazie a te. Grazie, grazie a te. Serena, posso dire grazie. Alcune date, le proprio quelle più imminenti Music che sono Hall, Taranto, a vedere insieme. 9 agosto Taranto, Giardini Virgilio, 11. Poi 11 Barletta, abbiamo la locandina, 17? 17 Torre del Lago, il tempio della musica melodica, sì, eccetera. Eccoli. E poi tante altre serate che stanno venendo fuori, quelle di settembre. Seguiteli ci sarà anche tempo, sui insomma. Loro social, perché poi vi aggiornano mano a mano. Ragazzi, in bocca al lupo, buona musica, buona estate. Grazie, grazie. Ciao. Serena, grazie ciao, per questo regalo. Ciao. Vi aspetto, ciao. Vi aspetto. Assolutamente.